Benvenuti a Titan 89, benvenuti in Rise of the Tomb Raider. Siamo qui dove ci siamo lasciati l'ultima volta e dobbiamo proseguire per la strada per vedere che cosa sta succedendo da queste parti. Vediamo un po'. Qui dovrebbe esserci un nuovo mondo in pratica. Eccola qui. Bellino, bellino. Ragazzi, ho avuto un piccolo difetto con il video. Qua doveva esserci una scena animata, solo che non c'è. Quindi aspettatevi che qualcuno qui parli. Purtroppo non so cosa sia successo. Niente, ho dovuto aggiustare un po' il video. Tutto qui. Adesso proviamo un attimo a vedere quanta roba troviamo da queste parti. Oh, qua c'è qualcosina, vediamo dov'è. Cambiare la freccia speciale. Perché? Già, intanto vediamo che cosa c'è qui. Tenere premuto, va bene, dai. Parte di fucile pesante basculante 1 di 4, va bene. Bazar dei discendenti, nuovo campo base scoperto. Qui non c'è niente di utile. Vediamo se ti metti a parlare, Lara. Voglio delle risposte, ma in ogni caso che alternative ho adesso? Non posso permettere che la Trinità uccida tutte queste persone. Già in passato ho varcato delle soglie da cui non c'è più ritorno. Non si può cancellare il passato. È sempre con me. Devo aiutarli. È chiaro che il popolo di Jacob darebbe la vita per lui. E lui per loro. È rara una fedeltà di questo tipo. E trovarla qui, ai confini della Terra, è davvero notevole. Se combatto con loro, forse Jacob avrà più fiducia in me e mi dirà cosa sta succedendo davvero. Ok, opportunista come tu solito. Comunque, allora, vediamo che cosa c'è. Qui non riesco a vedere nient'altro, quindi dobbiamo un attimo avanzarcela. Qui non c'è niente, qua c'è l'arbusto. Ogni tanto si può tagliare, anche se ultimamente ne sto trovando invece tanto. Niente. Penso che andiamo. Oddio. Qui invece. Che ti aspettavi? Non lo so. È una guerra. Logico che ci siano un paio di morti. Ok, vediamo qui sotto. C'è qualcosa da leggere? Le creature di questa valle un tempo erano degli estranei per noi, mentre ora sono come fratelli e sorelle, come se appartenessimo alla stessa famiglia. Si può imparare molto sulle creature della valle dai cacciatori, ma mentre questi ultimi vedono l'utilità solo nella morte delle creature, noi dobbiamo apprezzare i doni che i nostri fratelli ci concedono mentre sono in vita. Nei nidi degli uccelli si possono trovare le piume che servono per fabbricare le frecce. Chiedete ciò che vi serve e la valle ve lo darà. Dai, 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 dai. Parte di fucile pesante automatico. Quindi siamo qui da 5 minuti. Già abbiamo trovato due armi diverse, ragazzi. Qui c'è qualcosa che ho dimenticato. Assolutamente nulla. Qui c'è un pollo. No, sarebbe una gallina. Perché vai così lenta? Ehi. No, che palle. No, pesa. Oh. Non riesco a fare il pollo allo spiedo. Aspetta. Via. Ti prego, dimmi che bruci. Sarebbe stato bellissimo. Ho chiesto probabilmente troppo. Altri polli, come è giusto che sia. Cos'è questa? Sfide comunicazioni interrotte. Colpisce e distrugge tutti i walkie-talkie nascosti. 1 su 6 beccati. Bene, sono molto piccoli, quindi spero di poterli vedere tutti, perché veramente sono... Questo l'ho beccato, per carità, ed è bello che sia stato così. Però ovviamente, essendo molto piccoli, spero di vederli tutti e di prenderle 6 su 6. Questa è la roba da leggere, credo. Vediamo. Sì, è un reliquiario. Veniva utilizzato per proteggere e contenere le reliquie dei santi. Denti, dita, testa. Questo dovrebbe conservare le reliquie del profeta. È vuoto. Va bene. Reliquiario, quindi. Allora. Spiazzo è libero, che facciamo?
Uccideteli! Non sparate! Faremo! Bene. La prossima volta andrà bene. Allora, fatemi vedere un attimo in giro. C'è sta roba qui. La squadra 4 sta cercando l'Atlante nelle gallerie. Quanti siete? Uno e due. Tutto ciò che si muove. Cercate di utilizzare i coltelli. Dobbiamo risparmiare le munizioni. Aspettiamo, ragazzi, aspettiamo un attimo. Se io faccio una cosa così col fucile a pompa, vabbè, troppo tardi, facciamo una cosa così e iniziamo. Muori, muori, ricarica, muori, ricarica. Aspetta che muoio io. Cazzo, l'hanno usata contro di me. Ragazzi, curiamoci che non mi curo quasi mai, sono sprecata quella roba. Ehi, dicevo, con non mi curo quasi mai. Beh, ho aggiunto il quasi apposta, eh. Uno. In tre. No, che palle. Che palle, non ho visto che stava finendo. No, 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 Lara, lasciala, Lara. Testa di veramente. Cioè, volevo lasciarlo. No, vai, tenta di strozzarlo. Lo spiazzo il libro lì. Via, via. Allora, con calma. Uno e due. Ah, è scappato. Vediamo se c'è un altro a poter picchiare. Aspetta. Mi è scappato il dito. Vai. Ma non mi stanno vedendo? Ah, sì. Che manca? No, 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 fermo. Ce ne sono altri. Ma chi che sta bruciando come un dannato? Finiti? Aspetta che ho visto qualcosa. Che cos'è là? Sembrava ci fosse una luce, ragazzi. Fatemi vedere così. Scusate un attimo, siamo... Che luce c'è qua? No, ragazzi, se sono pazzo io perché mi pareva... Che bello! Ah, non è che di te a fare sta luce? Beh, siamo a 4, non male, non male. Però qui, no, ora, non so se ho dimenticato qualcosa, però giusto per controllo voglio andare sulla sinistra. Sulla sinistra, giusto un controllo rapido, non vi faccio perdere tempo. Vediamo, sembrerebbe che non ci sia nulla, Così a prima vista. C'è sto alberello, sì, vabbè. Aspetta che adesso lo raccogliamo subito. Ok, fatto. Adesso mi servi, no? Sì. No, ragazzi, non... Cioè, quest'area non l'avevo vista, ma erano veramente 2 metri quadri di zona. Ok, torniamo indietro. Ah, aspetta, che qua c'era della munizione che prima non mi serviva. Prima non mi serviva queste munizioni. E non mi servono nemmeno adesso. Come ho detto, insomma. Fucile a pompa ce l'ho. Qualcosina l'ho raccolta. Però raccogliamo un po' di roba nei cadaveri. È sempre comodo. Devo dire che mi diverte ancora e giocare con l'arco. Veramente una cosa sarà banale, ma è divertente. Un po' di legname. Il legname una volta avevo difficoltà a trovarlo, adesso ne ho troppo. Questo gioco, ragazzi, secondo me, se siete bravini, già la prima volta giocatevelo la difficoltà più difficile. Io ora non avrei nessun guadagno ad aumentare la difficoltà, quindi non avendolo iniziato dall'inizio, quindi non lo sto facendo. Però mi sono un po' pentito, perché solitamente certi giochi anormali sono troppo tosti, certi, eh. E quindi già normale un attimo devi faticartela. Questo invece è stato fatto veramente tranquillo, tranquillo. O forse è talmente fatto bene
che anche difficoltà difficili riesce a giocare come si deve. No, così. Allora, fermo lì. Non abbiamo tempo per questa roba. Forza! Aspetta. Non riesco a prenderti. Vabbè. Come sarà morto quello, eh? Boh. Che stupidi. Allora, ci sono un sacco di bottiglie e funghi. Com'è che si va? Che bella cosa, aspetta. Sottotiro da chi? Io sto qua. Una volta riusciamo ad ucciderlo. Oh, che cosa piacevole. Fermo. Perfetti. Beh, radioline ce ne stanno perché non ne trovo una da un bel po', eh. E credo che sia solamente questa la zona dove raccoglierle. Sì, ma c'è troppa roba inutile. C'è troppa roba, ragazzi, mi confonde gli occhi. Vediamo se questa qua è la radiolina. No. Cioè, vedete? Mi confonde perché è tutto bianco, cioè tutto giallo. Quella roba. Che cos'è quella roba? Ah, munizioni. Un topo. Ehi, topo. Si è infiato tra... in Lara. Aia. Ma basta con sti versi, mamma mia, sono... Chi è che parla? Potrebbero aver piazzato delle trappe. No, perfetti, vi state mettendo. Sì, sì, fai fuori questo. Ok. E come di là, cerca di imitare le loro urla più che altro. Oh, che siete carini. No, ehi. Aspetta, ehi. Stavo controllando questa parte. Che cavolo, manco mi sono avvicinato. Robette inutili, però ne prendiamo tutto. Funghi non ce ne servono. Quasi quasi che li uso un po' di funghi, eh. Forza. Mettiamoci i funghi. Devo ammettere che io preferisco questo. Non servono le domande. Uno. Due. E tre. Che... No! Perché non sei morto? Bastardi. Slegami. Li ucciderò da sola, uno a uno. Calma, Sofia. Questo è un massacro. Stiamo perdendo troppi uomini. Forse il tuo popolo si è sacrificato abbastanza. Non avevamo scelta. Ti ho giudicato male, Lara. Dimmi come posso aiutarti. Devo portare al sicuro gli altri. Ma l'entrata alle catacombe è bloccata. Farò in modo di liberarla. Certo, mica puoi farlo tu, eh. Devo andare io e liberare tutti. Parte. Salve. Va tutto bene, salve, sto salve. Aiutaci a portare gli altri al sicuro. Vai col tuo picchietto magico che arriviamo dappertutto con questo picchietto. Sì. Vai avanti. Robetta al buio. Questo affresco illustra il momento in cui trovarono la valle. Un modo per uscire. Deve essergli sembrata un paradiso. Va bene. Ora saliamo un attimo debolmente. Sì? Ecco, magari riesco a sbloccarla da qui. Sono amici? Sì. Ok. Ah, ok, c'è proprio il punto indicazione. Peraltro Lara sta andando lentina. Una specie di armeria. Dovrebbe andare. MacGyver, la nostra Lara, la piromane. Freccia con granata. Distruggi il blocco per liberare i discendenti. Va bene. Un po' d'olio. No, non ci serve. Questa cosa si legge, mi sa. Un antico amuleto che rappresenta un cervo, intagliato nelle corna dell'animale. Poteva essere un oggetto importante o il giocattolo di un bambino.
No, l'olio non ci serve, quindi possiamo tranquillamente salire e provare. Ehi, non si sale da qua? Ah, da qua, va bene. E provare la nostra super arma. Quindi si farà così. Ok. Grazie, Lara. Per ora sono al sicuro nelle catacombe. So che cerchi la sorgente divina, ma il mio popolo la proteggerà fino alla morte. Il tuo popolo sta già morendo. Non potete proteggerla per sempre. Finora ci siamo riusciti. Ma adesso sono felice di averti come alleata. Si avvicinano alla torre. C'è ancora qualcuno là. Metti in salvo gli altri. Servi a loro. Bellissimo, sfonda il cancello del cortile della torre. Nuovo campo base scoperto. Approdo sul fiume, fabbricare frecce con granata. Usa il menu inventario per fabbricare tutto quanto. Ho letto tutto quanto, ragazzi. Ora, bene, da qua sono venuto perché mi ricordo il cancelletto. Perfetto, quindi non dovrei dover tornare là. Rifai il tuo istinto. Guardiamoci in giro. Ci servono ancora... Monolito prima di tutto. Ehi, mi hai illuso, pensavo fosse qua. Di lì si può andare, credo di sì. Qua c'è il campo base. Monolito. Nessun appiglio. Strada necessariamente. Cioè, la strada obbligatoria sembra quella. Vabbè, basta. Monolito. Ah, ma certo. È una specie di enigma. Se capisco bene. Hai tradotto un. Diciamo un enigma in che lingua? Cioè. Vabbè. Qualcosa da leggere, vediamo altre cose. Mio padre è scomparso. La scorsa notte gli ho detto degli invasori e delle armi che hanno a disposizione. E al sorgere del sole era sparito. Cyril mi ha detto che sarebbe tornato, ma il giorno volge quasi al termine e nessuno l'ha ancora visto. Temo che possa aver fatto qualcosa di avventato, quell'incosciente. Abbiamo bisogno di lui. Ora più che mai. Va bene. Forse parla di... Oddio... Un piccolo lapsus, non mi ricordo come si chiama il protagonista maschile qua. Lara, parli? No, non parla. Potenziamenti ne abbiamo, sì, mi piace per il fucile a pompa. Posso fare i danni oppure i proiettili. No, vabbè, i danni. I proiettili andiamo bene così come stiamo. Le abilità, ragazzi, per ora non alzo niente perché è tutto relativamente interessante, diciamo. Le cose più belle le ho già sbloccate. E le cose ancora più belle devo. Non posso ancora sbloccarle. Quindi siamo in un punto di stallo. Qua a sinistra si torna indietro. Ok, ragazzi, ho avuto qualche piccolo problema perché si è bloccato il video proprio mentre stavo su questa cosa. Quindi spero di aver aggiustato il tutto per poter dare un filo logico. Comunque dovrei aver fatto tutto come si deve. Adesso continuiamo e vediamo che cos'è sta roba qua. Quando arrivarono nella valle, i nostri antenati non conoscevano la flora di questa zona, a partire dagli enormi alberi fino ai funghi più piccoli. Dopo molto tempo e molte disavventure, abbiamo imparato il linguaggio di questa terra. Ma ora trasmettiamo questa conoscenza generazione dopo generazione. La terra offre tutto ciò che ci serve. Ci sono le erbe medicinali che vanno cercate vicino alle sorgenti d'acqua e nelle insenature protette. La betulla della foresta... Con il suo tronco lungo e dritto può essere utilizzata per costruire frecce e i funghi che si trovano nei tronchi marci o nei luoghi bui e umidi possono essere utilizzati per creare un potente veleno. Va bene, quindi decantano la potenza della foresta dicendo di rispettarla, questo è il, diciamo, ciò che dicono. Bene. Mamma mia che lentezza, stai solamente sopra un... Una cosa dove si muore, possiamo dire. Beh, devo saltare là sul carretto. Il bianco sta lì a destra. In teoria il bianco. Vai Lara! Vai! Grandissima! Lara! Sono qui! Vabbè. Stanno sparando dagli elicotteri! Devi trovare un modo per attirare l'attenzione della Trinità! Me ne occupo io, non c'è problema. Certo, cioè. Sono solamente degli elicotteri, cosa vuoi che sia? Vediamo qua che cos'è invece. Una bolla papale. Il sigillo di piombo indica l'autenticità del documento.
Deve essere stato apposto a qualcosa di molto importante, come un ordine di scomunica. Ok, vediamo se riusciamo a trovare... Dove stanno gli elicotteri? Vabbè, non lo sapremo mai. Intanto qui c'è il salto della fede. Grandissima. Fai certi... Oh, aspetta, mi sono dimenticato una cosa. Un bolle morto, Lara, secondo me adesso. Scusa, non l'avevo vista. Rifallo, tanto è facile. Che cebo. Ah, ok. Scusate. Fabbrichiamo un po' di questa roba. Si può? Non si può? Sono già carico, ok. Non siete durati manco 5 secondi. Quanto siete utili? Ehi. E te? Fermo. Grande, 3 colpi in testa. Chi è? Chi è che mi spara? Ah, ecco. Cioè, non so se lui, ma comunque è da uccidere. Fermo! Ok. No. Allora. Ne ho uccisi 5, però sento ancora delle voci, quindi credo che... Eccolo, infatti. Siete finiti? Ancora? Quanti siete? Beh, io esco, eh. Io esco. Allora, così debolmente non sto vedendo nulla. Cioè, nel senso, non vedo... come cavolo si chiamano? Le radio, i walkie-talkie da sparare. Questo però l'ho visto. Ok, attrezzo per il miglioramento, ottimo, miglioriamo un po' le nostre armi, ragazzi, è ora. Barre metalliche, sì, lo so. Cazzo, l'ho scoperto da poco. Se mi dimentico una cosa che ho scoperto mezz'ora fa, no, quante l'ho scoperto, mi ricordo, poco tempo fa. Sto messo bene. Vabbè, noi andiamo avanti, fabbricati un'altra di queste armette, fabbricati un attimo di queste. Ecco. Uno. Due. Alzati. Fermati. Ok. 3 colpi. Un altro potenziamento. Forse siamo a 3 elicottero. Non gli ho fatto niente. Ma che cosa brutta. Cioè, gli ho sparato una cosa. Cioè, un razzetto, eh. Oh. No, ti prego, dimmi che. Dimmelo. Bellissimo. Le esplosioni, ragazzi, mi fomentano non poco, mi fomentano. Vabbè, qui c'è cose inutili, sono cose inutili per me, poiché non uso spesso le armi da fuoco. Cioè, guardate che mi stavo dimenticando. Messa in bella evidenza. Maledetto a me. Ma... Che ancora... Ah, ok, è sparita. E dicevo, vediamo se ne troviamo altre, perché comunque ne manca una e il posto mi sembra che stia per finire. Non c'è. Dai, vi prego, fatemela trovare, rendetemi felice. Ancora sparano. Mettiamoci questo e camminiamo con un più audacia. Qui non sembra sufficiente. Salve. Allora, e quello? È rimasto un attimo impigliato. Poverino. Robetta da raccogliere. Fatemi vedere dove siete, nemici. Cazzo. Dai. Che palle quando siete lontani o il fucile a pompa. Che bella cosa. Oh, granata. Ma era la granata? Boh, non ho sentito l'esplosione. E... No, granata. Ok, ritorniamo. Salve. Buongiorno. E... qua ho visto qualcosa brillare. Vediamo che cos'è. Uso non sicuro. Non puoi essere questo oggetto quando ci sono nemici nei paraggi. E dove stanno? Sì, ma qui è pieno di nemici, è un po', diciamo, riduttivo.
perché lì non ci arriverebbe mai. Facciamo così e così. Aspetta, siete buoni? Chi è sta cosa? Le due torri? Dove stanno i nemici? Jacob, direi che li abbiamo in pugno. Bel lavoro. Tra poco gli elicotteri saranno a tiro. Sono qui. Ce l'abbiamo fatta. Lara, ci sei? La Trinità si sta riversando nella torre. Siamo intrappolati nelle catacombe. Merda. Tenete duro, sto arrivando. Ok, vediamo questa mappa se ci aggiorna qualcosina. Hai scoperto, sì? Vabbè, ho scoperto che c'è un documento alle mie spalle. Sulla sinistra, vediamo se ho interpretato bene la mappa. Qui, grandissimo. Qua ci sono anche le monete, eh? C'è anche un documento. Elias e io tenteremo di raggiungere le alture lontane dove vive il vecchio orso. La Trinità è ancora radunata nella vecchia base sovietica. Ci muoveremo al calare della notte. È un grosso rischio, ma c'è una battaglia in arrivo. Ci serviranno le erbe medicinali che crescono su quelle colline se vogliamo sopravvivere alla battaglia. Quello sembra un campo base, ma lo vedrò dopo. Volevo finire un attimo questi. Sì, sì, datemi tutto quello che avete. I tessuti sono molto richiesti, che ne ho pochi. Faccio qualche cosa. Oh, finalmente posso prendere questa cosa qua, che non ci sono più nemici. Che cos'è? Ah, ok. Il simbolo di sotto non l'ho mai visto, quello che sembrava due corna. Non mi pare di averlo mai visto. Qua sotto c'è ancora altra roba, ma... Ah, bombe a mano. Questo... Forse se lo usciamo io, ma mi sembra una roba nuova. Spero di aver preso tutte le ricette trasmittenti fino adesso. Quindi spero di aver preso tutto quello che si poteva. Che si può. Si potesse trovare nei paraggi. Anche questo. Nuovo campo base scoperto. Giustamente è questo. Credo sia questo. Me lo stavo dimenticando. Vediamo se parla di qualcosa, Lara. No. Aspettate, però c'è il potenziamento delle armi. Vediamo se il fucile a pompa si può giocare un po' di più. Sì. Cadenza di tiro. Questa modifica incrementa la rapidità di tiro aumentando la velocità di riarmo. Carino. E i danni. Io direi i danni come prima cosa. E poi il fuoco rapido. Perfetto. L'arco non lo posso migliorare, no? Mi pare no. Le abilità invece, ragazzi, vi stavo dicendo che più o meno non è che mi sta invogliando qualcosa. Puoi eseguire uccisioni furtive senza mettere allerta, cura efficace, il coltello, questo magari, il depredato. Poi potremmo salire questo. E poi... vediamo un attimo, qualcos'altra così. Questa che è carina. Perfetti, perfetti. Fatemi vedere un po'. Bene, che finisco il video in bellezza, si finisce. Sfida completata, 225 esperienza, comunicazioni interrotte. L'abbiamo iniziata in questo video e finita in questo video, ottimo. Io ragazzi vi saluto, spero che Rise of the Tomb Raider vi stia piacendo. Ragazzi, è veramente un bel gioco, veramente ben fatto. La grafica ovviamente è il suo punto di forza, ma anche la storia e il gameplay non scherzano, veramente bello. E niente, noi ci vediamo alla prossima, un saluto da Taito89.